amici del National Geographic, se girate le teste, tra pochi istanti potrete assistere a quel fenomeno di transumanza di cui abbiamo tanto parlato. Ecco i cuccioli di musicisti che si apprestano a scendere a valle. Dopo un lungo pomeriggio passato a fare casino in cima all'auditorio. Con il loro bello bianco, i giovani musicisti denotano entusiasmo e una certa scarsa disponibilità alle regole. Si sta componendo il palco per l'ultima parte dell'esibizione di oggi. Ricordiamo che stiamo assistendo all'esibizione dell'Istituto Comprensivo Quintino di Bonasperi in Milano. Esattamente, questa è la lezione che ci piace sentire. Una volta che i 700 ragazzi musicisti avranno preso posto, potremo far scendere i 5.000 coristi lassù e avremo finalmente il 40% di questa orchestra. Arrivati. Ecco che stanno scendendo la valle. Sì, è la valanga bianca. Facciamo un applauso ancora anche per i grandi musicisti. Io a questo punto chiamerei il maestro Davide Gandino. Davide Gandino. Praticamente in bianco nero. Ecco qua, sta arrivando, quindi tempo di circumnavigare il palco per domani pomeriggio. Dovremmo averlo qui. Ora maestro Gandino, dove andiamo? Dove preferisci metterti? Qui? Preferisci andare verso là? Dimmi te. Sei incredibile. Siamo qua. Allora Davide, che emozione pochi istanti prima di dirigere i tuoi ragazzi, che possiamo dire sono ormai i nostri ragazzi. Sì, sì, è questa emozione, però sono già così. Quanti sono in realtà tutti che stanno scendendo giù da 20 minuti? 221. 221. 221 sono i... Farei un applauso a chi ha il coraggio di coordinare 221 ragazzi e farmi suonare. Che cosa si preparate? Che cosa si fate ascoltare? La mia musica è per il testo e il coro, però devo dire una cosa importante. Silenzio prego, Gandino deve dire.
ringraziare tutti i miei colleghi che mi hanno aiutato a presentare questa orchestra, che senza di loro non avrei potuto mai fare una cosa del genere, e tutti i miei colleghi di strumento, tutti i miei colleghi della scuola media, e i miei colleghi della scuola elementare, insomma sono tantissimi e tutti hanno collaborato per me. E allora ti fai un nome per tutti, un nome per tutti? Sono troppi, sono tantissimi. Ringrazio tutti. Va bene, allora, mentre le mani si sbracciano, la faccia di conoscere da figli che non le riconoscono, mentre i figli si sbracciano, la faccia di conoscere da mani che non hanno dimenticato, e deve ancora fare un sacco di cose, bellissimo. A questo punto, dire che sia tutto a posto è chiaramente un eufemismo. Io vi saluto personalmente, vi ricordo che questa manifestazione riprende domani alle 9:30, sempre qui siete ovviamente invitati. L'ingresso è, come vi ricordo, gratuito, ma anche per questa sera l'uscita è a pagamento. Bene, non ci rimane. Sarà lunghissima ancora. Ma come mai? Chi manca ancora qui? Vi siete dimenticati di chiamare qualcuno o sono i più timidi? Sono evaporati, ci dicono. No, sul serio, manca ancora qualcuno.
Benissimo. Mi aspettavo appunto sia stasera che domani a sentire la seconda parte della festa di Bellissimo Concerto. Ringraziamo questa compagine veramente numerosa della Pittino di Bologna.